dare la palla contesa alle due squadre al centro. La prima pallone quindi è per Umberti De Stroscio. La squadra ospite, poi ancora Stroscio in velocità, 8 Coccato. Ancora Baldi in avvicinamento al canestro, imbastire l'azione d'attacco, ancora Baldi, ancora un canestro per lei, Coccato, Stroscio, resta di tutte, l'apertura per Hatch che va a 6, Angelo, Pangalos per andare al tiro per Abano. Bellissima, viene in pratica un passaggio, se non riesce a prendere il pallone Colli prende posizione, però non riesce a tirare giù il pallone dall'altra parte, cioè la palla si ferma sul ferro e poi va dentro. Altra parte Callegari, poi il tiro per Abano. E Giovanni, Baldi, Baldi, Pangalos, D'Angelo prova a liberarsi, D'Angelo Osho. Prova all'entrata, Stroscio, una mano, appoggia. Gioca per linee esterne, poi viene rubata il pallone dalle mani di Stroscio da De Giovanni. La squadra di casa con D'Angelo che va al tiro. Ancora Baldi, palla rubata ancora da Baldi. Scatenata, va addirittura lei in contropiede, il gioco praticamente invariato. Stroscio prova lei l'affondo, poi lo scarico all'esterno per l'olio che ha recuperato il rimbalzo per Abano. Adesso c'è il tiro, rimbalzo ancora Cupellaro, riesce a servire. Guardiala dall'olio. Scarpato Pangalos nell'angolo, il pallone per il tiro da tre, sta in rimbalzo lungo, ora Scarpato Giovanni, ancora lei che va al tiro, va ancora Cupellaro, butta dentro e va a canestro. Palla recuperata da De Giovanni. D'Angelo prova da tre e va a canestro. Non tira in tempo anche se ha segnato De Giovanni. Finisce qua 71 a 53. Vittoria, la quinta consecutiva per Umberti.